Eccoci qua nella Tesla con autopilot. Vediamo come si comporta. Semaforo è verde, non lo intercetterebbe se fosse rosso, quindi ci va bene così. Sta continuando al limite di velocità di 50 km/h, segue la corsia decentemente. Mi chiede di toccare il volante, basta fare così per rimuovere la richiesta. Ecco qui, tra poco arriviamo a un incrocio. Interessante che se ci sono automobili ferme a semaforo rosso ci fermiamo automaticamente, se non ce ne sono mi tocca premere il piede sul pedale. Non ci sono macchine all'incrocio, la Tesla continuerebbe dritta, io devo premere il freno e fermarmi al rosso. Noto che molte volte vede macchine a una certa distanza, tante altre volte invece proprio non le vede. Non capisco la logica con cui tipo questa macchina passa davanti adesso, non la vede, mentre a volte macchine che sono più lontane come adesso le vede. Aspettiamo il verde e proseguiamo verso il centro. In cerca della colonnina per ricaricare la batteria, anche se è abbastanza piena già. Ecco qui il verde, partiamo, la macchina dovrebbe offrirci presto il pilota automatico. Qua, eccoci qua. E lasciamo che vada, vuole andare a 50, allora mettiamola a 50, perché non va. Niente, andiamo da su. Vediamo dove va, destra, sinistra. Ah, l'ho sforzata io a sinistra. Ecco qua, facciamo un sottopasso. Ci stiamo creando una piccola colonna di automobili dietro, perché rispettare i limiti è una cosa che pochi fanno. La Tesla automaticamente decide di rispettare i limiti. Adesso arriviamo a un incrocio dove pure devo prendere il controllo, perché la Tesla non avrebbe la capacità di affrontarlo prontamente. Eccoci qua. Vediamo la precedenza a queste auto e passiamo. Vediamo come si riprende a guidare. Ecco qua, un po' confusa, fa le curvettine, curva anche qua, si raddrizza. Complimenti alla Tesla, ha fatto una bella operazione. Adesso c'è una macchina che esce in retromarcia, loro hanno visto noi prima che noi vedessimo loro. E niente, la velocità limite qua è 30, la macchina va a 30 all'ora. Ci abbiamo sempre dietro una piccola colonna, c'è un semaforo più avanti, quindi non c'è fretta. Andiamo avanti, bene, c'è un camion dall'altro lato della strada, non lo vede. Un semaforo rosso, grazie a Dio c'è una macchina davanti a noi, quindi la Tesla arriverà a fermarsi da sola. Aspettiamo che il semaforo diventi verde, la macchina dovrebbe ripartire non appena la macchina davanti a noi parte. E eccoci qua. In fondo c'è una piccola rotonda, dovremmo andare a sinistra. La Tesla chiede di toccare il volante, si è messa sulla corsia di sinistra da sola, cosa interessante. Ho avuto un momento di perplessità. Qua c'è un pedone, li ho intercettati, prendo il controllo perché qui c'è una rotondina un po' complessa da fare. E andiamo qua e ci giriamo. Bene, eccoli qua. Ci rimettiamo
in pilota automatico, adesso il limite di 50. C'è un autobus che sta facendo scendere le persone, è sul lato, non so se la Tesla lo sorpassa, no, si ferma, aspetta. Diciamo che è una decisione saggia, l'autobus non riparte, prendo il controllo e lo passo io. Eccoci qua. C'è della gente che sta attraversando fuori dalle strisce, sono un po' di alcolizzati, ubriachi del centro città. Vediamo adesso, quando arriviamo al parcheggio, se la Tesla ha modo di fare l'autopark. Eccoci qua, la bicicletta. Qualcuno si è parcheggiato sul parcheggio delle auto elettriche. Ecco qua, come facciamo? Qui c'è l'autopark, vediamo come funziona. La telecamera non si è attivata, mi chiedo se andremo a sbattere o no. No, la macchina si ferma, fa da sola manovra, ecco la telecamera si è attivata, eravamo andati abbastanza vicini a quella macchina e vediamo adesso se riusciamo a parcheggiarci. E devo dire che fa una buona operazione di autopark. Si raddrizza bene. La colonnina la becchiamo. No, si è fermato in tempo, ho il piede pronto. È conscio di essersi parcheggiato obliqua, ma tant'è. Ok, grazie della visione, è interessante capire come la Tesla con l'autopilot ragiona ed è divertente, è sempre importante avere le mani pronte per prendere il controllo.